Ciao a tutti. In questo mio nuovo video vorrei fare altre preghiere rivolte al Sacro Cuore di Gesù. Vorrei iniziare con la coroncina al Sacro Cuore di Gesù, che Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, recitava ogni giorno. O mio Gesù che hai detto, in verità vi dico, chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia. E bisogna dire la grazia che si desidera. Io in questa coroncina chiedo la grazia della pace nei cuori, in tutti i cuori, di tutte le persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù che hai detto, in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la concederà. Ed ecco che a Dio Onnipotente, al Padre di tutti, nel tuo nome Gesù Cristo, io chiedo la grazia della pace dei cuori di tutte le persone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O mio Gesù che hai detto, in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. Ecco che, appoggiato all'infallibilità e alla divinità delle tue parole, io chiedo la grazia della pace dei cuori di tutte le persone, affinché sia la pace nel mondo, la pace globale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, dei cuori afflitti, delle persone malate, delle persone sofferenti, delle persone sole, aiutaci, ti prego.
Accordaci le grazie che ti domandiamo, per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera madre. Salve Regina, Madre di misericordia, vita e dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, volgi su noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Amen. Quest'altra preghiera mi piace molto, si intitola Cuore del mondo. Noi guardiamo a te, cuore del mondo, al tuo cuore che abbiamo trafitto, tutta l'incomprensibilità che siamo noi nella nostra vita si nasconde nel tuo cuore, tutta l'angoscia dell'esistenza rimane afferrata da te, tutta la santità ritorna alla tua origine. Tutto trova lì la sua vera essenza e si riconosce come amore. Tutto entra nel mistero che è il tuo amore beato. Amen. È una poesia scritta da un certo Karl Rahner. Quest'altra preghiera si intitola Accendi il mio cuore. Io ti saluto, Sacro Cuore di Gesù, fonte viva e vivificante della vita eterna, tesoro infinito del divino amore. Tu sei il luogo del mio riposo, il rifugio della mia sicurezza. O mio amabile Salvatore, accendi il mio cuore di quell'amore ardentissimo di cui hai acceso il tuo. Versa nel mio cuore le grandi grazie di cui il tuo è la fonte, che la tua volontà sia la mia, e che la mia sia eternamente conforme alla tua. Perché io desidero che in avvenire la tua santa volontà sia norma di tutti i miei desideri e di tutte le mie azioni. Santa Geltrude di Elftà. Quest'altra preghiera si intitola A te mi abbandono. Sacro Cuore di Gesù, sei il mio unico rifugio e la mia speranza certa. Tu sei il rimedio ai miei mali, il sollievo alle mie miserie. La riparazione dei miei errori, il supplemento di ciò che mi manca, la certezza dei miei dubbi. Tu sei la mia fonte infallibile e inesauribile di luce, forza, costanza, pace e benedizione. Tu mi ami di un amore infinito, abbi pietà di me, fa di me, in me e per me, quanto vorrai, perché io mi abbandono a te, convinto che non mi lascerai mai. Santa Maddalena Sofia Barat. Quest'altra preghiera si intitola Donami un altro cuore. Signore Gesù, permetti che io ti doni il mio cuore, tutto intero, poiché tu pure mi hai donato tutto intero il tuo cuore. Maestro amato, donami un altro cuore, un cuore nuovo di cristiano che sia somigliante al tuo. Cuore umile di Gesù, fa che io rinunci a ogni amor proprio, che esso muoia in me come era morto in te. Cuore paziente di Gesù, fa che io muoia la mia volontà, come hai fatto tu, Signore. Togli dal mio cuore ogni cattiveria, versa in esso la tua grazia, lavalo con il tuo sangue da ogni peccato e riempilo del tuo amore, perché io sono completamente abbandonato alla tua volontà. Johannes Arndt. A-R-N-D-T. Johannes Arndt. È una bellissima preghiera. In questo passo egli dice: cuore umile di Gesù, fa che io rinunci a ogni amor proprio, che esso muoia in me come era morto in te. L'ego, come a dire, cuore umile di Gesù, fa che io rinunci al mio ego, che esso muoia in me come era morto in te, perché Gesù non aveva l'ego, non aveva un ego.
Gesù era un'anima pura, viveva da anima. Come dovremmo fare noi, imparare a fare noi? E non è cosa facile. Non è cosa facile essere un Cristo, vivere da Cristi. Non è facile. Vivere da Cristo è vivere da anima, è vivere la persona pura, la persona mite, umile, senza ego. Ecco perché nel Padre nostro Gesù disse: Signore, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Sia fatta la tua volontà anche nel nostro cuore, perché se noi viviamo da anime, viviamo con la volontà di Dio. Viviamo come anime in Dio, perché le anime sono tutte parti di Dio. Se noi invece viviamo col nostro ego, prendiamo una strada diversa dalla volontà di Dio. Non è più la volontà di Dio, è la volontà dell'egoismo, del nostro egoismo, che poi l'ego, detto terra terra, è il fanatismo di se stessi. Io, asino mio. Io qui, io sono, io faccio, io vorrei fare, io qui, io lì. Io, asino mio. E diventiamo fanatici di noi stessi. Vogliamo imporci sugli altri. Vogliamo anche imporci su Dio. Ma chi può imporsi su Dio, sulla volontà di Dio? Come può una cosa così piccola imporsi sulla nostra anima, su noi che siamo anima? L'anima è eterna, e l'anima è eterna, l'ego muore, il corpo muore, ma l'anima, ciò che siamo noi, è eterna. Come può l'ego mortale imporsi su qualcosa di eterno, che è l'anima? Eppure noi viviamo ogni giorno così, con l'ego che ci calpesta, che calpesta ciò che siamo davvero, la nostra anima. Diciamo la nostra anima perché siamo abituati a dire la nostra anima, ma noi siamo anima. Cioè l'ego calpesta noi stessi, l'anima. E questo non è un vivere al contrario, un vivere sottosopra. Però se noi ci rendiamo consapevoli di questa cosa, possiamo iniziare ad evolvere, ad imparare a vivere da anime, non da esseri egoici. Quest'altra poesia, preghiera, che poi le preghiere sono anche poesie, in un certo in senso lato sono anche poesie, si intitola In te mi rifugio. Ci sono preghiere che sono veramente bellissime. Non vedo perché una persona non debba recitarle certe preghiere. Dobbiamo farci tutti i problemi del mondo. Ma noi se preghiamo, ma noi se facciamo così, qual è il problema di pregare? Fa male a qualcuno, fa male a te, fa male a qualcuno pregare. Non vedo perché, ma Dio non esiste, ma Dio... Anche se non esistesse Dio, comunque stai recitando una poesia. Fai finta che stai recitando una poesia, che ti addolcisce il cuore. È come se tu stessi ascoltando una canzone, una bella canzone. Il problema è che l'essere umano cerca tutte le scuse per non impegnarsi a fare qualcosa, per non impegnarsi in nulla. Però, ieri l'ho spiegato nell'altro video, se noi non scegliamo Dio, Dio ci lascia fare. Però poi non possiamo pretendere il suo aiuto, non possiamo pretendere la sua illuminazione se viviamo ogni giorno a modo nostro. E poi quando abbiamo bisogno ci ricordiamo di Lui, diciamo: Dio, dove sei? Dio così, Dio colà. Perché il mondo va a rotoli, perché l'uomo non ha scelto Dio, ha scelto tutt'altro. E se noi soffriamo nella nostra vita, se le nostre vite vanno,
se le nostre vite sono precarie, è perché abbiamo scelto altro, abbiamo scelto altre strade che non sono Dio. In te mi rifugio, cuore di Gesù, nella tua grande ferita di amore io mi rifugio e mi inabisso, non posso perdermi, sarò salvo. Nel tuo cuore io mi nascondo, da esule, lì trovo il mio rifugio e il mio dolce nido d'amore. Vedendo il mio desiderio di amarti e di trovare in te la mia gioia, mostrami, Gesù, il tuo sacro cuore, squarciato per me. Fa che in esso mi ponga e lì resti unito a te per sempre. Amen. Come a dire, Signore, fa che riesca ad abbattere il mio ego, riesca a vivere da anima che è tutt'una con te. La nostra anima è tutt'una con la coscienza cristica, con l'anima di Gesù, con l'anima del mondo, con l'anima dell'universo che è Dio. Tutto è uno. È l'ego che è l'ego che è un pesce fuor d'acqua, è un qualcosa che ci estranea dal tutto, è un qualcosa che ci rende isole, il renderci isole ci fa soffrire. Ma se tu ti fondi, se noi ci fondiamo col tutto, come possiamo soffrire? Come possiamo stare male? Quest'altra preghiera, in te mi rifugio, che ho appena recitato, è di un certo Eustachio Montemurro. Quest'altra preghiera invece si intitola Un cuore che palpita. Mio Dio e Salvatore, io ti adoro. Io adoro il tuo sacro cuore, perché esso è la sede e la sorgente di tutti gli affetti tuoi, più umanamente teneri, per noi peccatori. È lo strumento e l'organo del tuo amore. Esso ha palpitato per noi, ha sofferto dolorosamente per noi, per la nostra salvezza. Nel tuo cuore mi rifugio, Signore, mio Dio. Fu divorato dallo zero per la gloria di Dio, perché egli potesse manifestarsi in noi e per noi. È il canale da cui è venuta a noi tutta la tua traboccante benevolenza umana, tutta la tua carità divina. Come Dio e come uomo, come nostro creatore, redentore e giudice, tutta la tua incomprensibile compassione per noi è venuta e viene di continuo a noi, per il flusso incessante che scorre attraverso quel sacro cuore, simbolo santissimo e sacramento d'amore. Tu mi hai veramente salvato con la tua forza divina e con la tua tenerezza umana e poi, in ultimo, con quel sangue miracoloso che è traboccato da te. Questa preghiera è di un certo John Henry Newman. Io direi che dal cuore di Gesù promana anche la conoscenza, la santa conoscenza, la santa saggezza. La santa conoscenza e la santa saggezza che sono bene universale, bene cui possono accedere tutti gli uomini. Però molte religioni ci tengono distanti da questa conoscenza e saggezza universale. Bisognerebbe allontanarsi da quei credo, da quelle religioni. Il faro luminoso, quest'altra preghiera. Gesù, il tuo cuore sia il faro luminoso della nostra fede, l'ancora sicura della nostra speranza, lo scudo impenetrabile della nostra debolezza. La bella aurora di una pace imperturbabile, lo stretto vincolo di una santa concordia, la nube che feconda il nostro campo, il sole che illumina il nostro orizzonte, la vena ricchissima di prosperità e di abbondanza di cui abbiamo bisogno. Tutti, contemplando la vera gioia e la felicità del nostro cuore, si rifugino nel tuo cuore che ama e usufruiscano della pace che offre al mondo. Quella fonte pura che
è simbolo perfetto di amore e di carità. Questa poesia non c'è scritto, questa preghiera non c'è scritto di chi è. Quest'altra preghiera si intitola Grazie Signore. Grazie, oh Gesù, per il tuo cuore. Grazie perché mi mostri il tuo cuore. Grazie perché mi lasci credere ogni giorno di più, sperare ogni giorno di più e amare ogni giorno di più. Il mio cuore è piccolo, pauroso. Sarà sempre così, ma tu dici, vieni al mio cuore, mite e umile come il tuo, non avere paura. Vieni e lascia che il tuo cuore trovi riposo nel mio e abbi fiducia che tutto andrà bene. Eccomi, Signore, prendi il mio cuore e fa che divenga un cuore pieno del tuo amore. Henry Nouwen. Henry Nouwen. È un'altra bella preghiera. Ecco, questa preghiera dice non avere paura. E infatti cos'è la fede? La fede è avere fede in senso laico, significa non avere paura. Le persone atee non hanno la fede e loro potrebbero benissimo dire io non ho la fede. Ma non ho paura. Perché se non hanno la fede e hanno paura, è un problema. Avere fede significa non avere paura. Se tu sei ateo e hai paura, è un problema. Perché la paura ci blocca la vita. Non ci fa vivere. Quindi, se non hai fede e non hai paura, va bene, ma se non hai fede e hai paura, non va bene. Quindi, abbi fede e non avere paura, oppure non avere fede e comunque non avere paura. In tutti i casi bisogna non avere paura, perché la paura ci allontana, ci disconnette dall'uno, da Dio. La paura fa parte, rientra nell'ego. La paura ci separa dagli altri. La paura non ci fa amare gli altri. La paura crea divisione. Quindi se non hai fede, almeno non avere paura. Comunque non avere paura di vivere. E di amare. Molte volte abbiamo paura di amare e questo blocca anche l'amore, la paura. Signore, aiutaci a non avere paura. Signore, aiutaci ad amare sempre più. Signore, aiutaci ad evolvere sempre più. Grazie, Signore, per quanto ci hai dato fino ad oggi e per quanto hai in serbo di darci. Amen. A presto, spero vi siano piaciute queste mie riflessioni, queste mie preghiere. Mie no, le ho lette, non sono mie. La mia preghiera al cuore di Gesù sta nel video che ho fatto prima di questo, che si intitola Preghiera al Sacro Cuore di Gesù 1. Questo è il secondo video. A presto, ciao.